Ritrovati all'appuntamento con l'informazione a cura della redazione giornalistica del Capoluogo. Cominciamo subito con le principali notizie del giorno e partiamo dalla ricostruzione in attesa del decennale del sisma. Onna 10 anni dopo il decennale tra la ricostruzione lenta e la cultura. A 10 anni dal sisma che la distrusse, una delle frazioni simbolo dell'Aquila si appresta a commemorare il 6 aprile e lo fa con una serie di iniziative culturali e religiose che hanno caratterizzato anche gli anni dell'immediato post-sisma. Per questa ragione, il capoluogo, a pochi giorni da un evento di tale rilievo per la comunità onnese, ha intervistato il presidente dell'associazione Onna Onlus, Margherita Nardecchia Marzolo, figura rappresentativa della frazione e del suo percorso del dopo terremoto. È molto facile fare una cronaca negativa di questi 10 anni, perché sono stati ricostruiti solo 3 aggregati a fronte di 94 casette che ospitano le famiglie di Onna, ha affermato Margherita Nardecchia nell'articolo L'intervista integrale e il programma completo delle iniziative per il decennale. E continuiamo proprio andando a spulciare nel sito del capoluogo. Si parla invece di politica in evidenza. Roberto Junior Silveri nel gruppo misto "Questa giunta non mi rappresenta". Il consigliere comunale Roberto Junior Silveri si dimette da capogruppo di Insieme per l'Aquila ed entra nel gruppo misto. Valuterò provvedimento per provvedimento. Nessuna uscita dalla maggioranza per il consigliere comunale Roberto Junior Silveri, ma un'attenta valutazione dei provvedimenti di una giunta giudicata autorevole ma che non mi rappresenta, questa appunto la sua dichiarazione. Come previsto nella giornata di ieri, il consigliere si è dimesso da capogruppo di Insieme per l'Aquila per non influenzare i colleghi ed entrerà nel gruppo misto. Questo in sostanza è il contenuto della conferenza stampa dopo il rimpasto di giunta, risultato piuttosto indigesto, ma non tanto da dover prefigurare un abbandono della maggioranza. Ed ora invece torniamo a parlare ancora di commercianti. Regolamentare il centro storico di L'Aquila, commercianti chiedono un ordine del giorno in consiglio comunale. I commercianti del centro storico incontrano i rappresentanti di maggioranza e l'opposizione. Regolamentazione parcheggi, decoro urbano, vivibilità. I commercianti del centro storico, dopo le proteste dei giorni scorsi, sono al lavoro per la redazione di un documento da condividere con l'intero consiglio comunale al fine di regolamentare il centro storico. Il nostro è un movimento apolitico e apartitico, spiega Ugo Mastropietro insieme a Marco Valloni a margine dell'ultima riunione. Vogliamo proporre sia alla maggioranza che all'opposizione un documento che contribuisca alla vivibilità del centro storico. Per arrivare all'obiettivo, i commercianti stanno valutando di unirsi in un sindacato. Intanto Francesco De Santis, vice capogruppo della Lega, ha dichiarato che il partito sta già lavorando all'ordine del giorno ed è disponibile al confronto con tutte le forze del Consiglio Comunale. Continuiamo invece a parlare di ricostruzione. L'Aquila, il cantiere della scuola De Amicis, riprende vita. A San Bernardino qualcosa si muove proprio attorno alla scuola De Amicis. All'opera in zona in questi giorni camion ed operai con il cancello della storica scuola elementare aquilana di nuovo aperto. La De Amicis è uno degli emblemi del terremoto del 2009 con la sua ingarbugliata storia di appalti e revoche, donazioni famose, le amiche per l'Aquila e puntellamenti. Ed ora invece passiamo alla cronaca giudiziaria, aprendo uno spaccato sulla Marsica. Avezzano condannata per estorsione consigliera comunale Arianna Stati. Condannata in primo grado Arianna Stati, consigliere comunale di Avezzano, la condanna a 5 anni e 1 mese di reclusione con l'accusa di estorsione è relativa a fatti di 13 anni fa. Un nuovo scossone per il consiglio comunale di Avezzano che tuttavia non andrà a stravolgere la composizione dell'assise. Non c'è infatti incompatibilità tecnica tra il ruolo di consigliere ricoperto dalla Stati e la condanna di primo grado comminata dal tribunale di Avezzano. La sentenza sarà impugnata. Si andrà quindi alla Corte d'Appello. Ed ora invece passiamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Giovedì, tempo stabile, con cielo generalmente poco nuvoloso nella mattinata, ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio come anche in serata. Temperature comprese tra meno 1 e 11 gradi. In Abruzzo qualche nube nella mattinata su gran parte del territorio, maggiori schiarite sui settori settentrionali, sole prevalente nel pomeriggio sia lungo la costa che sulle aree interne. In serata i cieli saranno sereni invece su tutta la regione. Queste le principali notizie del giorno che potete leggere proprio sul sito del capoluogo. Grazie per l'attenzione e buona giornata.